maggioranza della popolazione studiata. Quindi stiamo molto attenti. Poi, secondo livello sono gli studi osservazionali e oppure i casi controllo, cioè studi di un livello un po' inferiore, anche perché molte volte lo studio randomizzato non è il più adatto a quel tipo di studio che devo fare, perché se devo trovare l'incidenza di un fenomeno, lo studio osservazionale è meglio ed è indicato più di uno studio randomizzato, per esempio. Oppure se la malattia è rara, è difficile che riesca a fare uno studio randomizzato. E quindi cercherò di mettere insieme i pazienti, magari anche da più centri, e cercherò di fare uno studio caso controllo, magari, no? Eccetera, eccetera. E il livello 3 è livello esperienziale, cioè l'esperienza di persone che sono esperte di quel tipo di malattia e hanno studiato per molto tempo quel tipo di malattia e quindi sono più esperte di me nel darmi un'indicazione. Chiaramente non è supportata, diciamo, a livello scientifico vero e proprio, no? Quindi non è stato fatto un esperimento, cioè lo studio che mi dimostra quello che dicono. Mi baso soltanto su quello che loro hanno visto e hanno esperito. Ok? Chiaramente poi quando do il livello di raccomandazione metto insieme due cose. Per esempio ho un livello A1. A1 significa che ho una forte raccomandazione a fare quel tipo di terapia. Ed è supportata da studi randomizzati o meta-analisi di buon livello, e così via. Interpretazione degli studi clinici. L'interpretazione di uno studio clinico non è sempre univoca. Molte volte, anche nelle relazioni che ho già fatto, magari avete già ascoltato, vi siete accorti che ho interpretato uno studio che magari vi aveva già spiegato qualcun altro in una maniera molto diversa. Proprio per questo motivo, perché le esperienze sono diverse, le conoscenze sono diverse e quindi molte volte uno studio clinico può essere interpretato in maniera a volte anche opposta, no? Sto pensando per esempio allo studio clinico fatto sull'albumina dal gruppo di Milano, no? Loro concludono che non c'è nessuna differenza tra dare fisiologica e dare albumina, ma in uno dei sottogruppi, cioè quello più grave, con lo shock settico più grave, probabilmente l'albumina va meglio. E loro danno questa interpretazione. La mia interpretazione è completamente opposta, nel senso che io dico, la fisiologica ha dimostrato, già quando loro hanno fatto lo studio, che è una soluzione da infondere che fa male, che aumenta l'insufficienza renale o la provoca, che provoca ipercloremia e acidosi metabolica e che provoca aumento delle trasfusioni di sangue, no? E probabilmente su numeri molto alti aumenta anche la mortalità. Perciò confrontare l'albumina con la fisiologica vuol dire confrontare l'albumina con una cosa che fa male di sicuro. E quindi la mia conclusione è l'albumina fa male quanto fa male la fisiologica. E nel sottogruppo probabilmente l'albumina fa meno male della fisiologica. Ok? Vedete, lo stesso studio interpretato in due modi completamente differenti. Infatti, vedete qua la vignetta di Mafalda che chiede in quale direzione credete che vada l'umanità? In avanti, naturalmente. Perfetto. Fino a qui sono tutti d'accordo. Ma quando si dice si deve cercare di stabilire dov'è l'avanti. Tutti e due indicano una direzione diversa. Chiaro? E continuano a discutere su questa cosa all'infinito e non troveranno mai un punto di accordo.
Perché è impossibile stabilire in modo univoco per tutti e due dov'è l'avanti, perché sono uno di fronte all'altro. Teoria del caos. Vi avevo detto che vi avrei parlato di una teoria e di un'applicazione, diciamo, della matematica, che è più giù corretto, che vi avrebbe superato la logica della statistica. Cioè, la statistica è un metodo scientifico-matematico per affrontare sistemi non complessi che non hanno più di tre variabili. Chiaro? Quando abbiamo più di tre variabili, la statistica deve inventarsi dei trucchi per superare questo impasse. La teoria del caos, che in realtà si chiama teoria matematica degli sistemi complessi, è in grado di analizzare sistemi con molte, ma molte più variabili, fino ad infinite variabili, se il nostro la nostra potenza di calcolo lo permette. Quindi la cose che a noi sembravano un tempo caotiche, in realtà hanno sotto una matematica molto più complessa. Noi utilizziamo schemi semplici in questo momento, come la statistica, per interpretare e controllare fenomeni come la malattia, che però sono molto complessi, perché si riferiscono all'organismo umano che è molto complesso. E questo ci fa perdere la complessità del nostro organismo e delle manifestazioni. Quindi noi cerchiamo di cioè lavoriamo scientificamente su un sistema complesso con diciamo uno strumento che invece è adatto ai sistemi semplici. Questo non dobbiamo mai dimenticarlo. Per cui ogni volta che trovo una soluzione in questo modo, trovo una soluzione semplicistica, che mai mi descrive, come vi ho detto, completamente la realtà. Per questo non esiste uno studio clinico perfetto, perché non riesce mai a interpretare la realtà in tutte le sue sfaccettature. Parliamo di fuzzy logic, no? Che è chiamata così la logica dei sistemi complessi. La semplifico veramente in un modo, diciamo, brutale e terribile. Se mi sentisse un esperto si strapperebbe i capelli. Però vi dico, quello che serve a noi può essere spiegato secondo me in maniera molto semplice, anche se non può essere applicato in maniera molto semplice, per il semplice fatto che sotto dovremmo essere in grado di fare quei calcoli matematici che non siamo in grado di fare e dovremmo avere degli esperti che lo fanno per noi. Però dobbiamo sapere come funziona. E quali sono i limiti della logica semplice che utilizziamo? Per esempio, quando io sto campionando dei pazienti per l'ipertensione e decido che 130 è il mio limite, è il cutoff, per cui i pazienti sopra i 130 sono ipertesi e sotto i 130 non sono ipertesi. E tutti quelli che quando io misuro la pressione hanno 131, 132, 135, sono realmente differenti da quelli che hanno 129, 128 e 125? Prima domanda. Non so, adesso poi rispondete, vi lascio un attimino per rispondere nella vostra testa. Sono veramente differenti clinicamente? Prima cosa. Effetto. Sto studiando l'effetto di un antipertensivo e di nuovo utilizzo gli stessi parametri. In questo caso metto anche la diastolica e quindi dico i pazienti che hanno 89-129 sono diversi da quelli che hanno 91 e 131, però sull'effetto del farmaco io dico che se ottengo 89 e 129 il mio farmaco ha fatto effetto.
Se ottengo 131,91, il mio farmaco non ha fatto effetto. Chiaro? Quindi tendiamo sempre a avere un nero o un bianco. Dobbiamo sempre decidere anche per età, anche per qualunque parametro noi poniamo per selezionare la popolazione, abbiamo sempre dei cut-off. Però può esistere il paziente di 81 anni che si è mantenuto benissimo, che biologicamente ne ha 70, che corre tutti i giorni 10 km, e non entra nella mia popolazione, ma ci entra il 79enne che ha 14 patologie e prende 200 farmaci, ma soltanto perché per l'età. Se l'età è uno dei criteri per cui io arruolo i miei malati, no? Ma magari l'81enne sta molto meglio del 79enne e così via. Chiaro? Quindi io escludo una parte della popolazione in base a un cutoff. Mentre i fenomeni nell'organismo umano, eccetera, eccetera, hanno tutta un'altra serie di variabili che non tengo mai in conto, rispetto ai cutoff che decido, è una gradualità delle variabili che il sistema non lineare ignora. Il sistema caotico, un sistema non lineare come la statistica, se potessimo rappresentarla, sarebbe rappresentata da montagne, valli, colline, eccetera, eccetera, che rispondono perfettamente a criteri matematici, però e descrivono il vero panorama, mentre noi con la statistica trasformiamo tutto in una pianura e basta. Pianura o montagna o dirupo. E basta, non di susseguirsi di una e l'altra in un panorama diciamo misto. O sono in montagna o sono in pianura. Non sono mai a mezza via. Cosiddetto chiamato effetto farfalla, per cui Lorenz, quando spiegò, ed era un meteorologo, spiegò questo effetto, disse che il battito di ali di una farfalla in Cina può provocare un tornado in America. Proprio perché? Perché una delle caratteristiche, e questo è il messaggio fondamentale da ricordare, dei sistemi complessi è che il sistema complesso può scompensarsi anche per fattori minimi. Non c'è bisogno di avere catastrofi per provocare un cambiamento in un sistema complesso. Basta anche un cambiamento infinitesimale e può provocare una catastrofe nel sistema complesso, ok? Mentre questo non succede nel sistema lineare. Il sistema lineare è una pianura o una montagna. Il tentativo di controllare un sistema complesso, oltretutto, lo rende molto più vulnerabile. Chiaro? Quindi quando io mi metto a controllare tutte le variabili che mi vengono in mente di quel sistema complesso, divento un sistema vulnerabile. Per questo ho messo la, diciamo, locandina di Jurassic Park, perché se ricordate il primo episodio, in mezzo a quelli che vanno a vedere e studiare Jurassic Park per vedere se tutto va bene, oltre all'archeologo, all'archeologa, c'è anche uno studioso dei sistemi complessi. E a un certo punto, dopo aver visitato una parte del parco, cosa dice? Voi siete pazzi, perché questo sistema è controllato da troppe variabili e quindi è un sistema che non reggerà. E infatti non regge. Parliamo intanto velocemente dei trial clinici. I trial clinici furono introdotti per la prima volta da Avicenna, che è un medico molto famoso musulmano, no? Nel suo canone della medicina intorno all'anno 1000, 1025, egli espose per, le regole per l'uso sperimentale e per i test con i farmaci, scrivendo una guida precisa, cioè lui propone delle regole precise
per studiare i farmaci da utilizzare nei suoi pazienti. Guardate che regole dà. Nel 1000 anni prima, esatti quasi, di oggigiorno. Primo, il farmaco deve essere privo di qualsiasi componente estranea al farmaco, quindi bisogna essere sicuri che l'effetto, per essere sicuri dell'effetto, che l'effetto è fatto dal farmaco e non da altre cose che abbiamo aggiunto. Quindi ci deve essere solo quel tipo di farmaco per capire se funziona o no. Esso deve essere utilizzato su una malattia semplice e non composta. Cioè il paziente deve avere solo quella malattia e non altre malattie aggiunte. Perché se no ne altera, il risultato. Perché può far bene alla mia malattia di base, ma può far male a tutte le altre malattie che il paziente ha. E quindi il risultato diventa negativo. Pensiamo, ai nostri studi che leggiamo ogni giorno. Che cosa può succedere? Quante volte utilizziamo farmaci che curano la malattia principale ma peggiorano tutte le altre comorbidità che ha il paziente. E alla fine il risultato che otteniamo è un paziente che sta peggio e non meglio. Il farmaco deve essere testato con tipi contrari di malattia, perché alcune volte un farmaco cura una malattia per le sue qualità essenziali e un'altra per quelle sue accidentali, per gli effetti collaterali. Quindi dice: se vi accorgete che questo farmaco può curare una malattia, provatelo anche su tipi di malattie diverse. Magari va capito che ogni farmaco non ha un solo effetto, ma ne ha molti di più. E quindi ha un effetto principale che magari cura una malattia, ma anche i suoi effetti collaterali possono a volte curare, questo abbiamo esempio in tantissime patologie, possono curare anche altri tipi di patologie. Quindi pensiamo all'aspirina che cura il dolore alla testa, mal di testa, cura i sintomi infiammatori magari dell'influenza e cura anche, funziona anche come cura antiaggregante nei pazienti cardiopatici. Quindi i vari effetti dell'aspirina si ripercuotono in tre campi molto diversi tra di loro. La qualità del farmaco deve corrispondere alla forza della malattia. Per esempio, esistono farmaci il cui calore è minore che la freddezza di alcune malattie, così che essi potrebbero non avere effetti su tali malattie. Quindi, su una malattia grave bisogna usare un farmaco potente. Questo è il riassunto di quello che pensava Avicenna. Cosa significa un farmaco potente? Questo è il bello posso pensare a farvi un esempio. Un farmaco potente è un chemioterapico, e viene usato per il tumore che è una malattia grave, no? Perché non uso il chemioterapico per curare il raffreddore. Perché l'effetto del chemioterapico è talmente importante che è peggio del raffreddore che sto curando. Cioè, gli effetti del chemioterapico sono talmente importanti, quindi un farmaco talmente potente, che è peggio della malattia che curo. Il tempo di azione deve essere ben osservato, così che l'essenziale e l'accidentale non siano confusi. Quindi l'essenziale in questo caso significa l'effetto primario è più rapido, purtroppo, non vuol dire l'effetto principale, perché l'effetto principale magari può essere invece ritardato nel tempo. Ma se noi osserviamo il paziente, ci accorgiamo di quando il farmaco fa effetto sulla nostra malattia, se fa effetto presto o tardi. Chiaro? Quindi questo è importante, perché vuol dire che l'effetto essenziale che fa il farmaco, cioè il primo effetto che fa il farmaco, non è l'effetto che cura la malattia, ma magari è un effetto secondario che si manifesta dopo parecchi giorni, quello che cura la malattia, e così via, no? Questo per capire e comprendere meglio il tipo di farmaco che stiamo usando.
L'effetto del farmaco deve essere visto accadere costantemente o in molti casi. Se ciò non avviene, deve essere considerato un effetto accidentale, no? Faccio sempre l'esempio dell'aspirina. Cioè, l'aspirina nel 99% dei casi mi toglie il mal di testa. Quindi ha come effetto, tra gli effetti principali, il togliere il mal di testa, no? E quindi ogni volta che la do, devo aspettarmi che il mal di testa sparisca o si riduca. Chiaro? Se questo avviene quasi sempre, l'aspirina è un farmaco per il dolore di testa. Ma se avviene una volta su 100, l'aspirina non è un farmaco per il dolore di testa, ma è un farmaco che agisce casualmente, in un certo tipo di mal di testa molto raro, una volta su 100. Quindi non può essere considerato, il farmaco per quel tipo di malattia. Farmaco per quel tipo di malattia deve essere un farmaco che nella maggior parte dei casi cura la malattia. L'esperimento deve essere fatto su un corpo umano. Testare un farmaco su un leone o su un cavallo potrebbe non dimostrare niente circa il suo effetto sull'uomo. Qui gli animalisti andrebbero a nozze, perché dice che la medicina e i farmaci provati sugli animali non servono per capire se funzionano sull'uomo. Semplice e diretto. Noi abbiamo scoperto che non è del tutto vero, però per Avicenna era vero. Quindi lui non testava, testava i farmaci solo sull'uomo, non testava i farmaci su animali, neanche delle stesse dimensioni o più grandi o più piccoli magari dell'uomo. Perfetto. Quindi vedete come queste regole in gran parte sono regole che potrebbero essere utilizzate anche oggigiorno. L'evoluzione nel tempo delle sperimentazioni cliniche. Fino agli anni 30 ci si affidava a lavori non controllati, quindi casistiche di pazienti messe insieme, si cercava di capire qualcosa. Quindi si prendeva un gruppo di popolazione, non si randomizzava tutto, si faceva come faceva Avicenna, gli si dava i farmaci e si vedeva cosa succedeva. Anni 30-50, finalmente compaiono i trials controllati, nel senso che comincio a introdurre i criteri di inclusione ed esclusione, quindi seleziono una popolazione ma non randomizzo. Negli anni 50-80 finalmente compaiono i trials controllati, cioè con criteri di inclusione ed esclusione, però anche randomizzati se devo andare a cercare l'effetto di un farmaco. Anni 80 i trials diventano mega trials, meta-analisi, review e compare l'evidence-based medicine, di quella di cui abbiamo parlato prima. Questa è l'evoluzione, diciamo, nell'interpretazione dei trial. Come avviene la sperimentazione per area terapeutica? Come vedete, al primo posto è di gran lunga, la sperimentazione, il primo campo di sperimentazione è l'oncologia, cioè la malattia del secolo, il tumore. Però subito dopo c'è la cardiologia, poi le malattie infettive, neurologia e così via. Quindi questa è la quantità di studi clinici che vengono fatti a seconda dell'argomento. Gossip. Gossip, ormai è di moda dappertutto, anche noi facciamo un po' di gossip. C'è il dottor Ioannidis, che da anni si occupa di questi argomenti, cosa dice? Che ha preso in esame le ricerche sulle tre riviste più importanti al mondo in medicina, cioè New England, JAMA e Lancet. Ha preso i lavori tra il 1990 e il 2003, selezionando solo quelli citati più di 1.000 volte, cioè i lavori più importanti, quelli col più alto impact factor. Quindi ha scelto i migliori tra il meglio. Chiaro? Pubblica la sua ricerca su JAMA nel 2005, cioè dopo 2 anni di lavoro, e il risultato qual è? Il 60% di quei farmaci scelti tra le migliori riviste, i migliori articoli, il 60% si sono rivelati inutili e il 40% soltanto utili. Quindi stiamo attenti,
che più della metà dei lavori citati più di 1.000 volte, quindi i lavori più famosi, e pubblicati sulle tre più grandi riviste, spesso, cioè 60% delle volte, sono lavori che non servono a niente. Cioè questo ci aiuta a capire che anche se pubblicato su una grossa rivista, non è detto che il lavoro sia una legge per noi, anzi può essere un lavoro che decidiamo di scartare. Poi c'è il principio di indeterminazione di Heisenberg. Dice, cosa c'entra la fisica? C'entra la fisica perché il principio di indeterminazione dice due cose fondamentali. Uno, quando misuriamo qualcosa, alteriamo già il risultato della misura. Questo avviene in maniera sempre più elevata quanto più è piccolo quello che andiamo a cercare. Chiaro? Nel macroscopico questa regola è diciamo molto minore, ma più andiamo nel piccolo e più questa regola è importante. Chiaro? Se andiamo a studiare la struttura dell'insulina, dobbiamo sapere che lo studiare la struttura dell'insulina già altera il risultato di quello che troveremo. Poi, la manovra del misurare non è senza conseguenze su quello che misuriamo. Chiaro? Perché lo strumento con cui misuriamo raramente ha una precisione sufficiente. Andiamo a misurare una cosa piccolissima, l'errore deve essere infinitesimale. Chiaro? Perché se l'errore è più grande della misura che andiamo a misurare, non serve a niente misurarla. Chiaro? Perché avremo un risultato assolutamente inutile. Ok? Qui dobbiamo stare attenti con cosa andiamo a misurare e che cosa. Chiaro? Perché se io vado a misurare la pressione con un apparecchio che sbaglia del 15%, il mio lavoro non è valido, perché l'apparecchio per misurare ha un errore troppo grande. Chiaro? E quindi mi impedirà di trovare i valori reali di quello che misuro. Perché l'errore può essere, nel caso che mi va bene, 15% a favore del risultato, ma se va male, la deviazione del 15% diventa una deviazione del 30%, quindi sbaglio il risultato del 30% e non annullo magari parte dell'errore e del risultato invece quando è favorevole. Quindi avrò un errore che svaria dal 15 al 30%. Ok? Quindi stiamo molto attenti anche agli strumenti che vengono utilizzati per misurare quello che andiamo a cercare. Perché se l'errore del mio misuratore è alto, non posso ritenere veritiera la misurazione. Dove va la ricerca? La ricerca chiaramente sta andando verso i trial sempre più grandi, no? Extra large, extra large, cioè sta andando sicuramente verso i farmaci più grandi. Perché? Intanto perché il trial molto grande ha più successo e viene pubblicato su riviste più importanti, questo dobbiamo dircelo, eh. Se tu pubblichi uno studio con 40 pazienti, la rivista ti risponde dicendo sono troppo pochi. Se invece pubblichi lo studio con 10.000 pazienti, te lo accettano, anche se il risultato è assolutamente opinabile, no? Perché è opinabile? Intanto vedete, gli extra large servono di più per andare a indagare le sindromi. Mentre i trial di grandi dimensioni, ma non enormi, servono per indagare le malattie soprattutto, i trials invece più piccoli servono di più per la fisiopatologia e la patofisiologia. Ok? Però c'è anche un'altra grossa differenza, che il grande trial ha pochi criteri di inclusione ed esclusione e il disegno sperimentale deve essere molto semplice. Perché? Perché deve arruolare tanti malati. Ma cosa succede arruolando tanti malati con pochi criteri di inclusione e di esclusione? Che quando io faccio il lavoro, il mio risultato dipenderà dal
Da cosa soprattutto? Da come si sono distribuite tre popolazioni all'interno del mio enorme trial. E cioè, ci sarà un gruppo di pazienti in cui il farmaco non ha fatto nulla, ci sarà un gruppo di pazienti in cui il farmaco è stato dannoso, ci sarà un gruppo di pazienti in cui il farmaco è stato di beneficio. Quindi, dal come si sono mischiati queste tre popolazioni, otterrò il risultato, quindi potrò ottenere un risultato negativo, un risultato indifferente o un risultato positivo. Però mi mancherà sempre un'informazione fondamentale su chi il farmaco ha agito e su chi il farmaco invece ha fatto male. Non lo saprò mai. Chiaro? Perché il mio malato entrerà sicuramente là dentro, dentro l'art trial, perché ci entrano tutti. Ok? E quindi si può dare alla popolazione in generale. Saprò che probabilmente ho più probabilità che faccia bene che male, però non saprò se nel mio paziente farà male. Chiaro? Perché non ho nessun modo per capirlo. Ok? Lo stesso vale per il trial di grandi dimensioni. Ci saranno sempre le stesse tre popolazioni. È fatto per arruolare tanta gente, è fatto per essere, diciamo, come criterio interno al trial. Esportabile ai criteri di tutti i pazienti, cioè la popolazione che può essere soggetta a quel tipo di terapia è molto più ampia perché il mio paziente ci entra quasi di sicuro, però non saprò mai se entrerà perché gli indifferenti possono spostano raramente da una parte o dall'altra, no? Soltanto se sono la grande maggioranza il lavoro diventa negativo. Normalmente sono i positivi e i negativi che spostano l'ago della bilancia da una parte e dall'altra. Quindi magari tra quelli a cui non ha fatto niente e quelli che ha fatto male, sono più della metà della popolazione e magari sono 2/3 della popolazione. Quindi io in 2/3 della popolazione, poi lo vedremo e l'abbiamo già visto, per esempio quando abbiamo parlato della medicina di precisione, magari 2/3 della popolazione hanno avuto danno e non hanno avuto nessun effetto. Però nello studio era risultato positivo il farmaco. Però il fatto è che 2 persone su 3 io sto dando il farmaco inutilmente. Chiaro? Questo è il difetto dei grandi trial. Il difetto dei piccoli trial è che normalmente non si possono rivolgere a tutta la popolazione in generale. È evidente, perché hanno criteri stretti di inclusione ed esclusione. Ok? È un disegno sperimentale spesso più complicato, che va più nei particolari. E quindi cosa succede? Che io saprò che il farmaco funziona nel 5% di quella popolazione che ha quelle caratteristiche, ma nell'altro 95% non funzionerà. E quindi devo usarlo in quel 5%. A questo punto io mi chiedo, non è meglio fare 30 studi con piccoli trial che mettono insieme tutta la popolazione, quindi saprò su ogni tipologia precisa di popolazione quale farmaco funziona meglio, perché nel piccolo trial è difficile che abbia questa divisione perché entreranno soltanto pazienti con quel tipo di caratteristiche, che è molto selezionata, e quindi sarò più sicuro dell'effetto del farmaco. Anche se non posso farlo a tutti, chiaro? E quindi ci sarà qualcun altro che fa lo studio sull'altro 5%, che ha altre caratteristiche, per capire se il farmaco che ho usato io va bene anche su quel 5% o bisogna usare un altro farmaco, e così via. Quindi stiamo attenti. Infatti, molte volte i trial di grandi dimensioni falliscono. Anzi, sono più quelli che falliscono che quelli che trovano il risultato, per questo motivo. Problemi e difetti, l'ho già detto, vedete, l'estrema vantaggi, popolazioni poco selezionate, validità esterna elevata, però aumento del rumore del segnale. Chiaro?
gli svantaggi. I vantaggi, la popolazione chiaramente ampia, la pubblicazione è più facile sulle riviste importanti. Invece sui sui trial piccoli abbiamo lo svantaggio di popolazioni piccole, quindi la validità esterna è variabile o comunque limitata a quel gruppetto. La pubblicazione è più difficile su riviste importanti, eh? I vantaggi sono che le popolazioni sono molto selezionate, quindi sono più sicuro dell'effetto, eh? E la riduzione, del rumore segnale, cioè del rapporto tra rumore e segnale. Ok? I mega trial chiaramente sono sempre più frequenti, dimensioni del campione enormi, criteri di inclusione largo, disegno semplice, registrati solo i dati essenziali, endpoint non equivocabili, si punta quasi sempre alla mortalità, grande potenza statistica, possono evidenziare differenze di efficacia minime fra i trattamenti a confronto. Nel senso che magari c'è una differenza del 2%, penso al farmaco, al trial enorme che aveva quasi forse 10.000 pazienti, 8.000, 8-10.000 pazienti, sull'effetto della sterilizzazione del tubo digerente sulla sepsi, solo che la differenza che trovavano era intorno al 2% e nessuno applica la terapia, perché la terapia consisteva nel somministrare una quantità enorme di antibiotici per bocca, e, o non per bocca, per sterilizzare il tubo digerente. Quindi si è trovata la differenza, però devi trattare 100 pazienti per salvarne due. E lì lo spreco e l'impiego di risorse è enorme per ottenere questo risultato. Quindi è un trial che esiste, però nessuno applica. L'EBM nei vari trials che vengono proposti, questo è l'anno 2010, no? Vedete? Il 38% dei farmaci e degli studi non trovano nessuna evidenza, quindi vanno a vuoto, no? Non c'è nessuna differenza. Il 17% trovano un'evidenza di tipo A, il 19% un'evidenza di tipo B, e il 25% un'evidenza di livello 2A, quindi di livelli abbastanza alti. Quindi diciamo che il 38-39% non ha nessuna evidenza, però negli altri casi le evidenze non sono malvagie e quindi vale la pena. Qui non sono large trial, ma ci sono tutti i trial. Esempi storici di terapie con effetti non valutati con trial clinici. Ci sono molti farmaci che non sono stati valutati con i trial. Cioè l'effetto del farmaco era talmente eclatante che non c'era bisogno di fare il trial, come per esempio per l'aspirina per il mal di testa. E non ho bisogno di fare un trial per capire che se do l'aspirina a un malato praticamente sempre il mal di testa gli passa. E quindi non viene fatto. Per esempio l'insulina per il diabete non è stata validata da un trial. Le trasfusioni di sangue per gli shock emorragici non sono stati valutati. La streptomicina per la meningite tubercolare. La neostenina per la miastenia. Anzi, si fa anche il test per capire se hai la miastenia, ti fanno la neostigmina. Se i sintomi migliorano o ti passano, avevi la miastenia, no? La tracheostomia per ostruzione della trachea. La sutura per le ferite. Il drenaggio degli ascessi. L'anestesia con etere. La fototerapia per la tubercolosi cutanea, la chemioterapia con cisplatino, vinblastina e bromicina per il tumore testicolare, l'aspirina come antidolorifico e antipiretico. Quindi ci sono anche farmaci che l'effetto è talmente eclatante che non è stato valutato con lo studio. In altre parole, anche il paracadute non è stato valutato con lo studio, perché nessuno ha fatto un gruppo di confronto, cioè nessuno si è buttato da un aereo con e senza paracadute. Chiaro. Quindi molte volte se diciamo, l'evidenza dell'efficacia è talmente eclatante che non, anche per motivi etici non richiede uno studio clinico con un gruppo che fa il placebo, perché si sa già che la medicina è efficace, quindi fare un gruppo col placebo vuol dire non curare il malato e magari farlo morire
o peggiorare a causa della non terapia. Con questo vi saluto e vi do appuntamento alle prossime relazioni su come si leggono i lavori clinici.